La luna apparve. Sembrava strano che così piccola e triste potesse mandare tanta luce sulla terra. Una luce dolce, inargentata. Si è fatto buio, eh? Vuoi accendere il lume? No, non sono stanca di leggere. Come scritto bene. È triste ma è semplice. Vorrei sapere come andrà a finire. Se si sposeranno o no. Ma non è questo che importa. Io non lo amerei mai un uomo così. Mai. Mai. Perché? Perché non lo so. Si lamenta sempre. Non è sicuro di sé. Un uomo deve sapere che cos'è e che cosa vuol fare nella vita. Già, lo sa, Neil? Lo sa? Lo sa. Cosa sa? Beh, non so spiegarlo io. Solo ecco, i cattivi, gli avidi, quelli che sfruttano la gente, l'avranno a che fare con lui. Non li può soffrire. Chi sono i buoni? Chi sono i cattivi? Lui lo sa. È proprio scritto bene. E lei com'è simpatica. A me questa storia mi irrita. Nei libri non si descrive mai la vita com'è nella realtà. La nostra. La tua, per esempio. Ma la nostra vita chi vuoi che interessa? Nessuno ha mai fatto dichiarazioni d'amore come si leggono nei libri. Oh, non è nemmeno vero che la vita sia così tragica come vogliono farci credere. La vita scorre lenta, monotona, come un grande fiume sporco. Quando guardiamo le acque del fiume, l'occhio si stanca, la mente si annebbia. Non viene neppure la voglia di chiedersi perché scorre il fiume. Mi piacerebbe conoscere l'uomo che ha scritto questo libro. Mentre leggevi pensavo, è giovane, è vecchio, bruno, biondo. È morto. Giovane? Mezz'età. Era alcolizzato. Ma perché anche gli uomini intelligenti e istruiti sono alcolizzati? Anche il vostro inquilino, il cantante Tietierev, è un uomo intelligente e beve. Perché? La noia di vivere. Chi c'è? Io e la signorina Tatiana. Potreste accendere il lume? Ci piace la penombra. Nella mia stanza c'è un odore di olio da lampada che viene da quella dei vecchi. Forse per questo ho sognato di annegare in un fiume con l'acqua spessa come il catrame. Facevo fatica a seguire la corrente, non sapevo da che parte andare, non riuscivo a vedere la riva. Vedevo dei relitti e quando facevo per afferrarli si riducevano in polvere. Come materia putrefatta. Strano. Sarebbe ora di prendere il tè. La sera a casa nostra tutto è così cupo, silenzioso. Si ha l'impressione che tutti questi mobili antidiluviani assorbano l'aria impedendoci di respirare. La fattura non l'hai ancora scritta, naturalmente. Sì, sì, l'ho scritta, l'ho scritta. Ah, finalmente! Dio sia lodato! Un conto del mercante Sisoffe, 17 rubli e 50 copechi per la pittura del tetto di un baraccone. 18 anni. Si dice che la vita corre veloce. Eppure in 18 anni questa credenza non si è mossa d'un passo. Come sei noioso, Piotro. La vita in casa non ti fa bene. Non vai da nessuna parte, solo in casa di Irena. Tutte le sere. E queste tue visite preoccupano papà e mamma. Passaggi bruschi da una noia all'altra, dal chiasso rumoroso, dal disordine della scuola, al silenzio e all'ordine, qui, a casa. È vero che la casa è un po' meno monotona da quando ci abita Yelena, ma non è neanche allegra. La scuola mi stanca e le vacanze sono ancora di là da venire. Viene buio in un momento, adesso. Ricomincia a piovere, eh? E anche qui in casa non fa caldo. Ah, la stufa è rovente, eppure non fa caldo. La casa è vecchia e il vento entra da tutte le parti. Oh, bambini miei,
Vostro padre è di nuovo di cattivo umore, dice che gli fanno male le reni, poverino. La vecchiaia, i dispiaceri. Dappertutto disordine, preoccupazioni, spese. Sei stato da Elena ieri? Sì. Ti sei divertito? Come al solito, abbiamo preso il tè, cantato, fatto le solite discussioni. Con chi? Con Neil e Shishkin. Come sempre. Sì. Neil ha fatto il solito elogio dell'evoluzione dell'esistenza umana. Parla sempre di una vita che nessuno conosce, come di una zia d'America che debba arrivare da un momento all'altro a coprirci di oro e di brillanti. Shishkin poi non ha fatto che predicare sull'utilità del latte e i pericoli del tabacco. Naturalmente non ha dimenticato di accusarci di mentalità borghese. Sempre la stessa musica. Sempre. Discutono. Elena ti piace? È buona, sorride sempre. Una banderuola che fa la vita più sciocca e vuota che ci sia. Ogni giorno che Dio manda in terra lo passa a ricevere visite, a prendere il tè, a cantare, a ballare. Di questo passo si capisce benissimo che non può comprarsi neanche un catino e deve lavarsi la faccia nella tinozza. L'acqua va a finire per terra e fa marcire tutto il patrimonio. Ah, mamma! Ecco, subito a arrabbiarsi con me. Invece di passeggiare avanti e indietro, faresti meglio andare in cucina a prendere il samovare. Stefanida si lamenta sempre che è troppo pesante. Sì, fate quello che volete, ma vi ripeto che non ho la forza di portare questo arnese. Mi si rompono le gambe. Ma cosa vorresti? Che pagassi un uomo apposta per portare il samovar? Potreste dirlo al cantante che lo porti lui. Non gli costerebbe molta fatica. Oh, Piotr, vi prego, mettete voi il samovar sulla tavola. Io non ne posso più. Va bene, date qui. Grazie. Effettivamente, Piotr, perché non dice al cantante di portare lui il samovar? Mio! Sì, potrei anche chiedergli di prendere l'acqua dal pozzo, di lavare il pavimento, spazzare il camino e magari fare anche il bucato. Ma perché parli sempre per contraddirmi? Io dicevo soltanto il samovar. So benissimo badare alla casa anche senza di lui. Mamma, con voi ogni sera c'è lo stesso problema, il solito problema. Chi porterà il samovar? C'è l'unico modo di risolverlo è decidersi a prendere un portinaio. Portinaio, cosa ci starebbe a fare un portinaio? Sai benissimo che tuo padre se lo pulisce da solo il cortile. Lo so, e so anche che non sta bene, e che è un segno d'avarizia, che non sta bene l'avarizia quando si ha in banca. Cosa ti sente tuo padre? Te la dà lui la banca. E poi l'hai messo tu il denaro in banca? Oh, insomma! Basta, Piotr, finisci là! Va bene, non irritarti. Adesso una madre non ha neanche il diritto di dire una parola. Tutte queste discussioni non fanno che avvilirci sempre di più. È come una ruggine che si accumula giorno per giorno. Padre, vieni a prendere il tè. Appena sarà finito il mio periodo di sospensione all'università, partirò per Mosca e non tornerò a casa che per un mese all'anno, come prima. Eh sì. Ah, com'è bello vivere soli, lontani dal paradiso domestico. Io non so dove andare. Ti ho consigliato tante volte, cerca di andare all'università. A pare che. Io voglio vivere, non studiare. No! Oh, ma sei come sono disgraziata. Che è successo? Bruciata col samovar. Eh sì. Non è facile vivere. Bisogna sapere, riflettere. Su, avanti, a tavola. Avete chiamato il nostro pensionante? No, Piotr, chiamalo tu. Ancora lo zucchero in sollette, vi ho detto tante volte. Ah, è lo stesso. Non parlo con te, parlo con tua madre. Sì, lo so che per te è lo stesso. Lo zucchero bisogna tagliarlo in casa, così almeno non si sprecano le briciole. Sì. E poi lo zucchero in pani è più leggero e più dolce. Perché sospiri? Niente. Allora è inutile sospirare.
dovreste capire che io non parlo per mio divertimento, ma per voi altri giovani. Noi abbiamo vissuto la nostra vita, ora tocca a voi vivere la vostra. E più ci penso, meno riesco a capire quali sono le vostre intenzioni. Che intenzioni avete di grazia? Il nostro modo di vivere non vi piace, questo l'abbiamo capito. Ma diteci almeno che cosa pensate di fare. Avanti, sentiamo. Papà, vi prego, perché mi dite sempre le stesse cose? Certo, certo, le dirò ancora. Le dirò sempre, fino alla tomba. Le sapeste pena che ho nel cuore per causa vostra. Ma già, sono stato io lo stupido. Non dovevo farvi studiare. Ecco le conseguenze della mia stupidità. Piotr è sospeso dall'università e tu... tu che non vuoi prendere marito. Io lavoro. Lavori? Sì, lo so, ma che utile porta il tuo lavoro? Dei tuoi 25 rubli nessuno ne ha bisogno, nemmeno tu. Sposati, vivi come vuole la legge. Te ne darò io 50 padre, di rubli. Ti piacerebbe una fetta di torta? Ne è avanzato un bel pezzo di quella che abbiamo mangiato a mezzogiorno. Beh, va bene, porta pure la torta. Sembra una cagna che difende i suoi cuccioli dal cane. Naturalmente il cane sarei io. Sta sempre sulle spine per paura che io vi offenda quando parlo. È permesso? La pace sia con voi. Guarda chi si rivede, il venditore di uccelli. La pace sia con voi, pace al padrone, dalla chioma canuta, la padrone sempre bella, ai loro cari figliuoli nei secoli dei secoli. È ubriaco, sempre ubriaco. No, no, è il dolore che mi fa delirare. Cosa ti è capitato? Oggi ho venduto un fringuello che avevo da 3 anni. Un fringuello che gorgheggiava come un tirolese, l'ho venduto. Mi sento un miserabile per quello che ho fatto, un vigliacco, un buono a nulla. Mi ero talmente abituato al suo canto e gli volevo bene, tanto bene. Allora perché l'hai venduto? Perché me l'hanno pagato benino. Che bisogno hai di denaro? In mano tua non dura mezz'ora. È vero, il denaro non fa per me, hai proprio ragione. Ragione di più per non venderlo. La ragione c'è in fondo. L'uccello stava per diventare cieco, fra un po' sarebbe morto. Gratta lo stupido e trovi il furbo. No, ti sbagli. Non è per furberia che l'ho venduto, ma per la bassezza del mio carattere. Oh, Tietieref, amico mio, salute al divino cantore. Salute Piotr, piccino mio. Denis? Dov'è Denis? Alle prove con Schischi. Ah, dove reciteranno? Al maneggio, uno spettacolo per i soldati. Tietieref, mio caro amico, divino usignolo, andiamo a cacciare insieme? Volentieri, quando? Anche domani, se vuoi. No, domani è impossibile, devo cantare una messa da requiem a un funerale. È prima della messa. Ah, bene, d'accordo. Dite un po' a Polina Ivanovna, per caso non ci sarebbe qualche buon boccone avanzato? Sì, adesso te lo do. Polia, vai a prendere quello che c'è. Mio caro Tietieref, questo mese dovresti guadagnare parecchio. Non passa giorno in cui non ci sia un funerale. Sì, per fortuna. Molti matrimoni anche. Ti sposo volentieri di questi tempi. Metti da parte un po' di soldi. Sposati anche tu. Francamente non ne ho proprio nessuna voglia. Fai bene a non sposarti. Il matrimonio non è fatto per dei temperamenti eccezionali come i nostri. Andiamo piuttosto a cacciare fringuelli. Perfettamente d'accordo. Che occupazione piacevole andare a cacciare fringuelli. La neve è appena caduta e la terra pare che si sia messa i paramenti pasquali. Tutto è bianco, radioso, nell'aria è tutto puro.
dappertutto c'è un silenzio soave. Se appena c'è il sole è come se l'anima cantasse dalla gioia. Sugli alberi le foglie di autunno hanno ancora il loro splendore dorato, ma i rami sono già cosparsi di una neve molle, argentata, ed ecco che in mezzo a tutta questa bellezza l'azzurro immacolato del cielo è sorvolato da uno stuolo di uccelletti rossi. È come una fioritura di papaveri. Volano, cinguettano, borbottano, gemono, da far intenerire il cuore. Viene una gran voglia di essere anche noi per un poco fringuelli. No, il fringuello è un uccello sciocco. Lo so, ma anch'io sono sciocco. Eppure hai parlato abbastanza bene. Sei un vecchio bambino. Mi piace cacciare gli uccellini. Che cosa c'è di più bello al mondo di un uccellino che canta? Ma non sai che è peccato far prigioniero un uccello? Sì, lo so, ma a me piace. E poi non so fare altro. E poi io credo che tutti i bisogni non siano altro che manifestazioni d'amore. Tutti? Tutti. E se qualcuno amasse appropriarsi della roba altrui? In questo caso non si tratta di bisogno, ma di furto. È vero. Quando viene la sera qui c'è da morire di noia. Se almeno Tieti Repa avesse portato la chitarra avrebbe potuto suonarci qualche cosa. Rispettabile Akulina Ivanovna, quando io ho affittato una camera in casa vostra non mi sono impegnato a farvi divertire. Cosa dici tu? Credo di aver parlato molto chiaramente. Ma più ti guardo, TTRF, e più mi meraviglio. Tu come uomo, scusami l'espressione, non vali proprio niente. Ma hai l'orgoglio del gran signore. Da dove viene questa qualità? Dalla nascita. Ti prego, dimmi, di che cosa sei tanto orgoglioso? No, ma lui dice così per dire una cosa. Per farci impressione. E di che cosa potrebbe essere orgoglioso un uomo come lui? Mamma! Cosa vuoi? Ho detto di nuovo qualcosa che non dovevo dire. Vabbè. Sta tranquilla, io non parlo più. Ti ho detto tante volte di stare attenta a parlare. Viviamo fra persone istruite che esaminano ogni nostra parola da un punto di vista critico e scientifico. Noi due invece siamo vecchi ignoranti. No. Mio caro amico, hai detto una gran verità. L'hai detto scherzando, ma è una gran verità. Non stavo affatto scherzando. No, i vecchi sono dei grandi imbecilli. Infatti, basta guardare te. No, io non c'entro nella questione. Io dico soltanto che se non ci fossero i vecchi non si farebbero tante sciocchezze. Un vecchio che pensa, è come la legna verde. Quando brucia, tutto fumo, niente fuoco. Approvato. Dai, fai pure il tuo comodo. Prima di tutto, i vecchi sono testardi. Anche se si accorgono di non capire niente, di avere torto, non la metterebbero mai, per orgoglio. Hanno vissuto tanti anni, hanno consumato magari una quarantina di calzoni e dovrebbero riconoscere di non capire niente. No, troppo spiacevole. E allora fanno la voce grossa, sono vecchio, dicono, ho ragione io. Il fatto è che lo spirito si appesantisce quando si invecchia, mentre i giovani hanno uno spirito agile e sveglio. Ho l'impressione, mio caro, che tu stia esagerando. Se siamo imbecilli, perché non ci insegni a essere intelligenti tu? Perché io dico... a sparare sulle pietre si sprecano le cartucce. Aspetta, non interrompermi. No, appunto, dicevo che tu spari sulle pietre. Non interrompermi. Hai mai visto sparare? Lascia parlare me, che sono più vecchio di te. E si sprecano le cartucce, però, quindi... Io voglio chiederti una cosa sola. Questi spiriti agili, svegli, i giovani, insomma, che bisogno hanno di sfuggirci noi altri vecchi? Che bisogno hanno di starsene sempre fra di loro, negli angoli, a farsi beffa di noi? Anch'io vado a rifletterci sopra, ma da solo, perché sono troppo stupido per
questa bella assemblea. Vi riverisco, figli miei sapientissimi. Ah, sapientissimi. Bambini, bambini, perché vi divertite a offendere il vecchio? Se non mi sbaglio, papà, sei stato tu ad offenderlo. Oltretutto il padrone. È il padre. È meglio che vada a fargli un po' di compagnia, Polia. Aiuta Stepanida a lavare le tazze. Sa perché papà si è arrabbiato con noi? Continua tu a sfuggirlo come se fosse la peste. Tu, l'intelligente. Cosa vuoi? Anche tu adesso vieni qua, ma... Ma... Saprei che dire. Cosa volete che vi dica? Non lo so. So proprio cosa dire. Perché mi guardate? Così. Piotr, a che pensi? Penso a dove potrei andarmene. Ah, senti, è tanto tempo che voglio farti una domanda. Che cosa vuol dire la parola canalizzazione? Perché vuoi saperlo? Che vantaggio ne avresti? Ma tu lo sai? Certo. Neil si sta facendo aspettare. Che begli occhi avete. Me l'avete già detto ieri. Domani ve lo ridico. E perché? Non lo so. Voi pensate che io sia innamorato di voi? Come siete sciocco. Oh, lo so, me l'avete detto tante volte. E io vi dico una cosa. Andatevene via da questa casa, date retta a me. Andatevene via, sarà molto meglio per voi. Ehi, voi due, sareste per caso in colloquio amoroso? Se volete posso anche lasciarvi soli. No, non restate pure, per me voi non siete un essere animato. Se credete di essere spiritoso. Neil è venuto? No. Ma io me ne vado, vedo che la mia compagnia vi annoia. Tu poi torna a casa presto, sì, eh? Sì, papà, appena ho finito di lavare le tazze. Ah, senti, Piotr, ti sei dimenticato di quando andavamo a caccia di canarini insieme? Allora stavi molto volentieri con me. Ma anche adesso. Sei molto cambiato. Peter, mi accompagna per un bicchiere di birra? No, voglio. Su, andiamo insieme per un bicchiere di birra? No. No? Allora vado io. Arrivederci. Perché Neil tarda tanto stasera? Tardano tutti stasera. Aspetti Yelena? Aspetto qualcuno, chiunque sia. In casa vostra non si viene volentieri. Sembra allegro, eh? Il nostro Tietieref. Non vi accorgete che il venditore di uccelli, vecchio e ubriacone com'è, ha lo spirito vivace e l'anima leggera, mentre voi alle soglie della vita siete già dei cadaveri ambulanti. Senti chi parla. Io? Io non sono che un buon bevitore. Ma sapete perché la Russia è piena di ubriachi? Perché da noi in Russia è molto più comodo essere ubriachi, si è subito ben visti. Mentre un giovane coraggioso, con delle idee nuove, è subito detestato, come un ubriacone ben visto. Perché? Perché è molto più comodo amare la nullità e la vuotaggine, piuttosto che la grandezza d'animo e la bontà. Da noi in Russia. Che strane parole. È forse nostra la Russia? Mia, vostra. Quando un francese o un inglese dice Francia, Inghilterra, pensa a qualche cosa di reale, di esistente, di comprensibile. Ma quando io dico Russia... Un suono vuoto. Una parola senza senso. La vita. La mia vita.
cosa significano queste parole. Maledetto il giorno in cui mi sono messo in quei tumulti rivoluzionari all'università. Ero entrato per studiare, studiavo veramente. Mi sono lasciato trascinare dal cameratismo. Ho fatto delle dimostrazioni. E il risultato? 2 anni della mia vita cancellati dall'esistenza. Ho tentato di farmi forza, ho pensato, devo finire gli studi, devo diventare magistrato. Lavorerò, leggerò, studierò, vivrò. Per la consolazione dei genitori, per il bene della religione e della patria, da servo obbediente della società. La società! Parola odiosa. Ogni giorno che passa la società esige sempre di più dall'individuo, senza per questo dargli in cambio la possibilità di sviluppare regolarmente, liberamente le proprie attitudini. La società, vale a dire i miei compagni non facevano che ripetermi, l'uomo prima di tutto deve essere un cittadino. E io mi misi a fare il cittadino, ebbi la malaugurata idea di fare il cittadino, ma io non sono fatto per questo. Non voglio, non mi sento obbligato a sottomettermi alle esigenze della società. Ho la mia personalità, io libera, ma insomma basta! E smettetela con questa musica. Ma perché? Io vi sto facendo l'accompagnamento. O borghese, che foste cittadino, per mezz'ora. Non permettetevi di prendermi in giro, capite? Ma chi suona questo marcio funebre? Buonasera, TTRF, Lupo Mannaro. Buonasera, signor quasi procuratore. Che cosa state facendo? Una sciocchezza. Elena, io stavo suonando la preghiera dei moribondi per un morto di morte prematura. Ho appetito, mangerei volentieri qualcosa. Devo andare via subito perché stanotte ho il turno. Tutta la notte? 24 ore filate. Vado in cucina ad implorare Stepanida che mi prepari qualcosa da mangiare. Aspetta, vengo con te. La prova è stata divertentissima, non è vero, Maria? Divertente e interessante. Avreste dovuto vedere, Piotr, con quale accanimento il luogotenente Bykov mi faceva la corte. Domandatelo a Shishkin. Ah, verissimo. Ma cosa importa a me se vi fanno la corte e come ve la fanno? Ah, siete di cattivo umore, eh? Io invece sono allegrissima. Sapreste dirmi, amici miei, perché io sono sempre allegra? Ni, sentiamo voi. Io mi rifiuto di rispondere alla domanda perché anch'io sono sempre allegra. Anch'io. Io non sempre, però. E voi, TTRF, rispondete perché io sono sempre allegra? Perché siete un incosciente. Vi perdonerò l'insulto se mi farete una dichiarazione d'amore. Oh, ma niente di più facile per me. Una volta sono stato innamorato contemporaneamente di 2 ragazze giovanissime e di una signora sposata. Che cosa è successo? Niente. Piotr, puoi prestarmi un rublo? Te lo ridarò fra 2 giorni. Vedi, ho le scarpe rotte. Tieni, tieni. Ma ricordati che con questo sono 7. 7? Me lo ricordo. Piotr, perché voi non partecipate al nostro spettacolo? Perché io non so recitare. Ah, e noi allora? No. Venite ad assistere alle prove, i soldati sono interessantissimi. Uno di loro, Shirkov, è così divertente, buono, sempre allegro e non capisce mai una parola. Io non capisco che interesse si possa avere per delle persone che non capiscono niente. Io non riesco a capire la vostra benevolenza verso gli umili. Sì, lo so, me l'avete detto tante volte. Voi state bene con la gente semplice, vi divertite. Ma non precisamente. Il fatto è che noi stiamo volentieri con loro, perché con loro possiamo respirare liberamente, come in una grande foresta. E noi altri intellettuali abbiamo bisogno di un po' d'aria pura. Siete enfatici. Lo fanno per rendersi interessanti. Tutti gli uomini quando sono con delle signore cercano di rendersi interessanti. Uno fa lo scettico, l'altro il demoniaco. Ma in definitiva sono tutti dei gran pigroni. Breve, succinto e compendioso. D'altra parte io lo so benissimo, sono soltanto un piccolo borghese. Ma appunto per questo dovresti avere un po' più di comprensione per gli umili. Un momento. Per me nessuno ha mai avuto comprensione. Ricordatevi che bisogna sempre ricambiare il male con il bene. Ah, oh, allora vuol dire che ne sapete più di me? Ditemi, per favore, secondo voi, il bene e il male sono 2 cose distinte? Ecco uno dei vostri soliti paradossi cigolanti. No, non lo interrompete, vi prego. A me piace ascoltare TTRF quando parla. Quello che dice non è mai banale.
Io invece non sono mai riuscito ad avere un pensiero originale e lo desidererei moltissimo. Avanti, carnefice, parlateci una buona volta del male e del bene. Oh, sì, avanti, amico. Mettete in moto la vostra macchina filosofica. Onorevoli bipedi! Quando dite che bisogna ricambiare il male con il bene, vi sbagliate! Il male è una qualità innata nell'uomo, perciò di nessunissimo valore. Il bene, invece, è stato inventato dall'uomo e pagato a caro prezzo. Ragione per cui, come tutte le cose costose, è un oggetto raro, prezioso. Ne deriva che il paragone fra il bene e il male è assolutamente svantaggioso per il male. Senza contare, poi, che è inutile. Il mio consiglio è questo. Date il bene soltanto in cambio del bene. È in quantità mai superiore a quella che avete ricevuto, per non incoraggiare nell'uomo il sentimento dell'usura, giacché l'uomo è per sua natura avido. E se gli date una volta più di quanto gli spettava, si abituerà a pretendere per diritto quello che gli avete dato una volta per generosità. Al tempo stesso state molto attenti a non dare mai meno di quello che avete ricevuto, perché l'uomo è facile al rancore. E se lo truffate una volta, se ne ricorderà per sempre e vi disprezzerà. La volta dopo, invece di darvi del bene, vi farà soltanto un po' di elemosina. Insomma, fratelli miei, siate scrupolosamente esatti nel ricambiare il bene, perché a questo mondo non c'è niente di più triste, di più ripugnante di un uomo che fa l'elemosina. Il male, invece, ricambiatelo generosamente. Siate crudelmente larghi per ricompensare il vostro prossimo del male che vi ha fatto. E se gli chiedete del pane e vi risponderà con una pietra, riversategli sulla testa una montagna intera. Gli uomini devono avervi fatto molto male. Così almeno posso sperare di vendicarmi. Tutto questo è filosofia. Piove, tema per un trattato di filosofia. Hai male a un dito, altra occasione per filosofare. L'arrosto sa di bruciato, un'altra. Quando io sento che qualsiasi sciocchezza è un pretesto per filosofare, penso mio malgrado che la cultura è una virtù perfettamente inutile. Come sei volgare, Neil. Perché è volgare? Se la vita ti annoia, cerca di fare qualcosa. Anche tu, Tatiana, hai la brutta abitudine di filosofare su tutto. Chi lavora non sente la noia. Se non ti va di stare in casa, vattene in campagna a insegnare, oppure parti per Mosca, vai all'università a studiare. Ma certo, perfettamente d'accordo. E ditelo anche a TTRF, ditegli quello che si merita. No, no, lasciamo stare. Tatiana, Polia è tornata. Cioè, volevo dire, dove è andata? A casa. Perché? Tanto per dire qualcosa. Che è tanto necessaria la sua presenza? No, non in questo momento, ma in generale sì, sempre. Io scherzo, intendiamoci. Quando Neil fa la morale, io mi diverto un mondo a sentirlo. E io a guardarlo quando mangia. Faccio benissimo una cosa e l'altra. Beh, non dici niente, Tatiana? Non ho voglia di parlare. Tatiana non ha mai voglia di niente. Ma che cosa ne sai tu? Potrei avere una voglia matta di morire. Oh, che orrore! Non mi piacciono i discorsi sulla morte, eh? Che cosa si può dire sulla morte prima di essere morti? Ah, eccolo là, il vero filosofo! Andiamo in casa mia, è già tardi e il samovar deve essere pronto da un pezzo. Ah, sì, andiamo. La bevo proprio volentieri, una tazza di tè. E magari c'è pure qualcosa da mangiare. Ma Nino, tu faresti meglio a riposarti prima di andare a lavorare. No, no, mi resta ancora un'ora di libertà, voglio passarla con voi, andiamo. E voi, Piotr, venite? Se me lo permettete. Ve lo permetto, col massimo piacere. Datemi il braccio. Tutti in fila, per due. Tu, Neil, qui vicino a me. E voi, Tatiana, con me. E poi dicono che sulla terra ci sono più donne che uomini. Io ho vissuto in tante di quelle città, ma non ho mai trovato una donna disponibile per me. Allons enfants de la patria. Oh, Piotr, muoviti, figlia della patria. Egli mi ristora l'anima, egli mi conduce per i sentieri di giustizia.
sto parlando. Ma evidentemente non sono capace di trovare parole che vi tocchino il cuore. Io parlo e uno mi volta le spalle e l'altro gironzola come una cornacchia sull'aia. Ecco, adesso sono seduta. Ditemi chiaro e tondo che cosa volete da noi. Vorrei capire che specie di gente siete, che razza di uomo sei tu. Lasciatemi finire gli studi e vi risponderò e capirete. No, non prendermi in giro, per favore, eh? Sei stato sospeso dall'università. Ingiustamente, tu dici. Con ragione, credo io. Lo studente è un allievo, non un maestro. Devi studiare prima di tutto, fino a dominare completamente la tua materia, la materia che hai scelto, e poi eventualmente avrai il diritto di parlare e di dire la tua opinione. Fino a quando non sarai uomo nel vero senso della parola, dovrai startene zitto. Dammi retta e cerca di capire che io parlo per il tuo bene, perché sei mio figlio, sangue del mio sangue. A Neil, per esempio, non li faccio questi discorsi. Eppure anche lui mi preoccupa. Con la differenza, però, che Neil è soltanto un figlio adottivo, non è sangue mio, è sangue estraneo. E man mano che il tempo passa, sento che mi diventa sempre più estraneo. Sento già che diventerà una canaglia, un attore o magari un socialista, perché le sue tendenze sono chiare. Ma può essere certo che avrà quello che merita. Padre, non ti sembra che sia ora di metterci a tavola? Va via, non impicciarti di cose che non ti riguardano. La solita mania di vigilare per paura che io vi offenda. Io per voi sono un estraneo. Sto in casa mia e ho paura di camminare troppo forte, come se il pavimento fosse coperto di vetri rotti. Perché non mi rivolgete mai la parola? Perché non mi parlate mai di voi, delle vostre speranze nell'avvenire? Eppure vi voglio bene. Sapete cosa vuol dire voler bene? Quando sei stato sospeso dall'università, io ho sofferto, no? E quando vedo Tatiana che avvizzisce inutilmente senza sposarsi, io soffro. Mi vergogno della gente. Perché Tatiana deve essere inferiore a molte altre che si sposano? Io vorrei che tu fossi un uomo, Piotro, non uno studente. Guarda, il figlio di Filippo Nazarov, si è sposato con una ragazza con dote, guadagna 2.000 rubli all'anno e fra poco sarà eletto membro del consiglio municipale. Ancora un po' di pazienza e mi sposerò anch'io. Ah, sì, quanto a sposarti, saresti pronto anche domani. Ma con chi? Con una ragazza senza cervello. Una sfacciata e per di più vedova. Papà, non avete il diritto di parlare in questo modo. Perché ho sbagliato forse a chiamarla vedova o a chiamarla ti sfacciata? Prego, papà, finitela! E tu, Piotr, se non hai la forza di tacere, va via. Io taccio, no, perché sento che in fondo il papà ha un po' di ragione. Grazie, sì. Grazie.
Io riconosco che c'è della verità in quello che dite, ma nello stesso tempo sento che questa vostra verità ci è estranea. Io e Piotr abbiamo un'altra verità, la nostra. Non impressionatevi, papà, non allarmatevi. No! Abbiamo due verità! No! La verità al mondo è una sola, la mia! E la vostra qual è? Dov'è? Fatemela vedere! Vi prego, papà, non gridate! Anch'io riconosco che c'è della verità nelle vostre parole. Ma questa verità è troppo angusta per noi. Il vostro modo di pensare, i vostri punti di vista non sono più adatti. Ma certo, certo! Voi siete persone intelligenti, istruite! Ma no, non è così! E io sono un imbecille! Non potevamo dire questo! No, no! E io ti dico che è così, invece! Ma perché vi tormentate? Perché state sempre ad insultarmi? Te ne vattene, vecchia! Ma non hai ancora capito che non hanno nessun bisogno di noi? Non hanno bisogno di noi perché sono intelligenti, loro istruiti! Ma ti rendi conto che tutto questo è stupido? Così di punto in bianco, senza nessuna ragione! Ma che cosa avete fatto voi altri per sentirvi tanto superiori a noi? Noi sì che abbiamo costruito una casa per voi! Abbiamo lavorato tutta la vita per voi, abbiamo peccato per voi, forse molto peccato per voi! Ma chi vi ha chiesto di farlo? Per carità! Io me ne vado perché non ne posso più! Scappate, eh? Fuggite la verità come il diavolo l'acqua santa! Datevi 20 copechi, devo pagare il cocchiere. Cos'è successo, un'altra battaglia? Io un po' tu, miscredente, dove credi di essere? Togliti subito il cappello! Il cappello! Ti permetti di entrare in casa così subito, non ti vergogni? Allora, meritate o no questi 20 copechi? Tieni. Ma torna subito! Il vostro soccorso non sarà tanto facile. Eccolo, il galantuomo. Torna a casa unto e bisunto, senza rispetto per nessuno. Davvero, davvero, che sfacciato, che sfacciato. Tatiana, va in cucina, di Stefanida, che siamo pronti per il pranzo, va. Ecco, ecco. Papà, vi assicuro che vi tormentate inutilmente. Immaginate un sacco di cose. Ho paura per voi. Sono brutti tempi questi. Si ha l'impressione che tutto stia scricchiolando. Il mondo è in tumulto. Io ho paura. Se succedesse qualcosa a te, che ne sarebbe di noi? Tu sei il nostro unico sostegno. Ma no, state tranquillo. Fra un po' farò domanda per essere riammessa all'università. Ecco, bravo, Piotr, fallo presto, per tranquillizzare tuo padre. Vedi, vedi, figlio mio, quando parli così mi riempi il cuore di fiducia, sento che ragioni. Spero che riuscirai a vivere non più infelice di me. Ma certe volte... Ma lasciamo stare queste cose, finiamola una volta per sempre. Tatiana, mi sai dire che cosa ci ricava da quella sua scuola? Si stanca, niente altro. Eh sì, avrebbe bisogno di riposo. E come, come? E come? Allora si mangia? Sì, sì. Faresti bene a lavarti la faccia tu, prima di parlare di mangiare. A lavarmi faccio svelto. Ho una fame da lupo. 24 ore su una vecchia locomotiva che non si regge in piedi. Sono stanco, ho freddo. Sarebbe bello farglielo fare al nostro capo dipartimento, un viaggio del genere, su una locomotiva come quella. Cominci un po' presto a parlare con insolenza dei superiori. Sta attento che non perdano la pazienza. I superiori non la perdono mai, la pazienza. Vorrei parlare un poco con te, con l'intelligentone. Sì, sì, ma dopo pranzo. Subito! No, per favore, che cosa avreste da dirmi? Le solite ingiurie. E poi io mi annoio a discutere con voi. Fareste molto meglio a dirmi due parole che non potete sopportare. All'inferno! Oh, signore, signore, stai tranquilli, padre, padre. Gente, sentito, eh?
Un'altra terribile battaglia, vero? Non puoi nemmeno immaginare. Immagino benissimo, invece. Avete recitato una scena madre dell'interminabile commedia Né avanti né indietro. Com'è facile criticare, standosene da parte. Me ne sto da parte per sfuggire a queste bordate opprimenti, ma presto mi allontanerò per sempre. Chiederò che mi cambino lavoro, che mi mettano all'officina o al deposito. Sono stanco di portare in giro tra i merci. A me piace vedere la gente, vivere nel mondo. Ah, non si direbbe, dal momento che cerchi sempre di evitarci. Ma scusami la franchezza, perché non dovrei evitarlo? A me piace il rumore, la gente semplice, allegra, il lavoro. Voi non sapete far altro che gemere, lamentarvi di tutto e di tutti. Perché vi lamentate io proprio non riesco a capire. Non capisci? No! Quando uno è sdraiato su un lato e sta scomodo, si gira dall'altra parte. E così quando uno è scontento della vita che fa, non deve stare a lamentarsi. Faccia uno sforzo, si giri dall'altra parte. Come sei duro, Neil. Duro? Ma perché? Siete voi che non sapete far altro che lamentarvi di tutto e di tutti. Nessuno vi aiuterà, mettetevelo bene in testa. Piantala! Non devi essere così crudele con gli altri. Ma neanche con te, vedi? Io ho per te... Io... Ti stimo molto. Io ti voglio molto bene. Ma non mi piace che tu faccia la maestra, non è un lavoro per te. I ragazzi sono gli uomini di domani. Bisogna saperli amare, apprezzare. Chi si incarica di educarli deve essere capace di sacrificarsi per loro. Eh sì, ci vuole molta forza. Ma perché tu, Neil, non ti lamenti mai? Già mangiato? Ah, non ancora. Venite su da me, vi ho preparato un pacchetto. Pronti! E dov'è il signor quasi procuratore? Ah, signor procuratore! Volete venire su da me a mangiare il patè? Volentieri. Oggi papà l'ha sgridato perché gli ha mancato di rispetto. Oh. Ma smettila! E mi meraviglio come osi venire in casa vostra senza chiedere il permesso prima. Se dobbiamo andare, andiamo subito. Cominciate ad andare, io vedo. Sì. Piotro, è andata ancora in casa di quella donna? Sì, e ci vado subito anche io. Che disgrazia, che disgrazia. Quella furbacchiona riuscirà a fargli girare la testa prima o poi. Diglielo tu a tuo fratello, fratello mio, sta attento a quello che fai. Quella donna non è fatta per te, diglielo, te ne prego. E digli anche che una spiantata non ha che 3.000 rubli e la pensione del marito. Mamma, finitela. Yelena non lo guarda nemmeno, il vostro Piotro. No, non è vero, non è vero. Fa di tutto per accalappiarlo. Si diverte con lui come il gatto col topo. E diteglielo voi a Piotro. No, io sono stanca, dico, capite? Diglielo subito, magari ti riposi un po', dormi e poi glielo dici. Come faccio a riposarmi? Io sono stanca per sempre. Stanca di voi. Di voi e di tutti. Cosa c'è? Un'altra scenata? No, niente, niente. Ti ha mancato di rispetto. Oh, figurati, le ho detto è ora di pranzo. Lei ha detto, ma come? Non ho voglia di mangiare. Dico, ma non hai voglia di mangiare la tua età? Per loro devi dirmi anche delle bugie. Guardami negli occhi. Hai visto? Non sei capace. Non puoi, vecchio. Ma signore, signore. Non bisogna mai dare ai figli più di quello che si ha. Lo so. Mai istruirli più dei genitori. In loro non riesco a vedere niente di solido. Perché ogni uomo deve avere qualcosa di suo, qualcosa che, di veramente suo, che sia suo. Nessun altro, ecco. I nostri figli non hanno niente di tutto questo. No, no, non hanno carattere. Guarda Neil, è un insolente, un poco di buono, ma è un uomo di carattere. È pericoloso, ma almeno si sa quello che vuole. E guarda me. Quando ero giovane mi piaceva cantare in chiesa. Andare nel bosco a cogliere funghi. Ma Piotr, che cosa gli piace a Piotr? C'è qualcosa che gli piace a Piotr? È andato un po' su da quella vedova. Dalla vedova? Oh. Adesso ci vado io a svergognarla quella lì. Lasciami andare! Piacere, hai ricominciato a bere. Ieri ai vespri. Ma perché? Senza perché. Si mangia? Sì, adesso, adesso. Vedi, Pieterev, sei un uomo intelligente, ma la vodka ti rovina. Rispettabile borghese, tu menti.
Non è la vodka che mi rovina, è la mia forza. È l'eccesso della mia forza che mi rovina. Ma cosa dici? La forza non è mai troppa. Ecco un'altra menzogna. Oggigiorno la forza non serve più, oggi occorre solo la furberia. Bisogna essere astuti e strisciare come serpenti. Io invece, guarda, con un pugno posso spaccare questo tavolo in quattro pezzi. Ma no. No, io ho fatto i miei studi. Ma studiare mi piaceva. È per questo che mi hanno cacciato dal seminario. Io ho fatto i miei studi. Se non voglio dare spettacolo a voi altri borghesi. Io non voglio che mi guardate tranquillamente. Voglio che tu mi guardi con inquietudine. Sei cattivo, Tietere. Non hai uno scopo nella vita. Se tu volessi... Non ho nessuna voglia di volere. La volontà mi disgusta. E io credo che nel mio caso sia molto più morale ubriacarsi e andare in rovina piuttosto che lavorare per te o per della gente come te. Ah, buongiorno, Poglia. Non aver paura, non ti dirò più niente, tanto so già tutto. Come? Voi non potete sapere nulla? Oh, finalmente! Dia Stepanita di portare la minestra. Sarebbe ora, Mio caro Viesiamelo, più ti guardo più mi piaci. Sei perfetto. A volte sei intelligente, a volte sei stupido, secondo dei casi, ma senza esagerare. Sei il borghese modello, l'incarnazione della banalità. Sei buono, cattivo, onesto, disonesto, generoso, egoista. Sei la forza che vince anche l'eroe e trionfa. Ah, ti abbeviamo un altro bicchierino prima della minestra, venerabile talpa. C'è Poglia? Sì, è qui. Cosa vuoi tu? Un'altra sbornia, Tietiere. Vodka. Io credo che sia meglio bere della vodka piuttosto che il sangue dei propri simili. Senza contare che il sangue dei contemporanei è un sangue cattivo, senza gusto. Il sangue puro, invece, quello del Salvatore. L'hanno già bevuto tutto. Buongiorno, Poglia. La risposta è pronta? Non adesso. Perché? Di che hai paura? Si può sapere di cosa parlate? Di me e di lei. Ma io non capisco, eh? Io? Benissimo. Insomma, di cosa si tratta? Cosa c'è, Poglia? Niente. È un segreto. Nin mi ha chiesto ieri sera... Avanti, cosa? Non la spaventate? Le ho chiesto di sposarmi. E lei mi ha detto che oggi mi avrebbe dato una risposta. Tutto qui. È tanto semplice. Certo. Semplicissimo. Oggi si usa così. Cosa c'è da meravigliare? Non sapevi che era tuo dovere parlare prima con noi? Zitta, vecchia. Sono fatti che non ci riguardano. Mangia e sta zitta. Fai come me. Mangio e sto zitto. Permettetemi però di farvi una domanda. Una sola. Chi ve lo darà il danaro per vivere? E va bene. Ricordati però che da oggi in poi saremo nemici, perché non riuscirò mai a perdonarti il male che mi hai fatto. Mettitelo bene in testa! Ma che male? Che cosa pretendevate? Che sposassi voi? E tu, la soave fanciulla, lumine in ancella. Abbassi la testa e non dici niente. Ma lo sai che se volessi... Non potreste fare nulla e finitela di gridare.
In questa casa sono padrone anch'io, perché sono 10 anni che lavoro e do a voi tutto quello che guadagno. E non è poco. Il padrone è chi lavora. Cosa tu? Il padrone! Andiamo via, padre, andiamo di là. E tu vedrai. Sì, il padrone è chi lavora, mettetelo bene in testa. Benissimo, benissimo, signor padrone. Staremo a vedere chi è il padrone qui. Che far subire a Polia questa scenata? Io non li capisco, io li odio quelli che guastano la vita. Che cos'hai tu? Vattene in camera tua, sei ubriaco. La vita è guasta. Sono i borghesi che l'hanno rimpicciolita. Stroncata, miserita. È la prova materiale che l'uomo non sa dove vivere, né come vivere. Non ha che una ragione per vivere. Sì, sì, va bene, ma adesso vattene in camera tua. Lasciami stare, imbecille, hai paura che cado? Io sono caduto da un pezzo! Imbecille. Ho anche cercato di risollevarmi, sai. Poi sei venuto tu, mi hai dato una spinta e mi hai fatto stramazzare per sempre. No, no, passa, passa. E io, il caduto, ti accompagno con uno sguardo di approvazione. Cosa vuoi dire con queste parole? Io non le capisco. Non c'è bisogno di capire. Certe cose si possono anche non capire, vattene via! E ti auguro anche ogni felicità! Ladro! E addio ogni cosa. Beh, tanto per parlare pulito, chi è lei? Sono io. E cosa fa? E perché siete qui? Perché non so dove vivere, né come vivere, né perché. Io non posso capirvi. Sono ubriaco. Nessuno mi parla mai come vorrei. Ho sognato che lui lo facesse. Vi ho aspettato a lungo, in silenzio. Non ho più la forza di vivere. Perfino la mia disperazione è debole. È fiacca. Ho paura. Anche in questo momento. Io non capisco più niente. Ho bevuto troppo. Maledizione a questa casa. E niente altro. Sai bene che non riesco a star zitto quando so di aver ragione. Non importa, ma chi sono loro per me? Saremo felici, Polia. Tu non hai paura delle privazioni e sai affrontare i dolori. Io amo la vita. Io sapevo tutto. Sì, da prima. Bisogna andare via, può venire qualcuno. Ma lascia che vengano, che importa? Tatiana, ci spiavi? Boh. Che marita! Chi è che lo mi sa che carbone? Non lo vedi? Raccoglilo! Oggi la carne mi sembra un po' magra. Sarà meglio prendere quel grasso che è avanzato dell'arrosto di ieri e metterlo nella minestra di cavoli, altrimenti diranno che non è ben condita. Hai capito? Mm. Ho
capito, capito. Sì, ma non mettere troppo burro nell'arrosto di vitello. Mercoledì scorso ne ho comprato 5 libbre e ieri già ne era rimasta una, forse neanche. Ma si sa che in una casa la roba si consuma. Eh già, tanto più che ce n'è sui tuoi capelli da ungere le ruote di un carro. Ma non sentite dall'odore che è olio d'oliva? Già, hai sempre ragione tu. E Tatiana, dove ti ha mandato questa mattina? Dalla farmacia a comprare 20 copechi di ammoniaca. Avrà avuto mal di testa, naturalmente, non sta mai bene quella ragazza. Mai. Bisogna maritarla, si rimetterebbe subito, ve lo dico io. E Piotr? A che ora è rientrato ieri sera? Quando gli ho aperto la porta, cominciava già a fare il giorno. Stefanita, finisci di fare quello che devi fare e va via. Sì, vai. Vado. Ci tengo anch'io a finire presto. Tanto meglio allora, chiacchiera di meno e lavora di più. Mamma, vi ho pregato tante volte di chiacchierare meno con la serva. Cercate di capire una buona volta che non sta bene intavolare conversazioni intime con la cuoca e farle tante domande. Non sta bene! Devo chiedere il permesso a te se ho voglia di parlare con qualcuno, se non vuoi parlarci tu con i tuoi genitori, dato che li disprezzi tanto. Lascia che almeno parlino con la serva. Ah, mamma! Vedi come fai, tu prendi e vai via, sei sempre lo stesso, sai? Perché piangi, padrona? Il piccolo Piotr ti ha dato dei dispiaceri. No. Mi è passato davanti filando come un rondone e non mi ha nemmeno dato il buongiorno. Io faccio come gli uccelli. Non avresti per caso una tazza di tè? Sì, dammi un bicchiere. Grazie. E per questo sai che tutti ti stimano tanto poco. Ecco. Tieni, grazie, prendi il tuo tè. Grazie. Non si può dire che sia molto carico, ma è sempre te. Ti ringrazio. Così almeno si può essere sicuri che non fa male. In quanto alla stima, ti prego di non averne affatto per me, perché io, per gli altri, non ne ho nessuno. A quando il matrimonio? Quale matrimonio? Ah, via, non fare il tonto. Il matrimonio di tua figlia. Quando vorrà. Basta che trovi un marito. Ma non ti vergogni di fare lo stupido alla tua età? Insomma, quando è che si sposano Polia e Nil? Polia e Nil? Davvero? Davvero non ti ha detto niente? A suo padre? Polia sposa Nil? Bravo! E io che credevo che Nil sposasse Tatiana, parola d'onore! Che avremmo potuto farcene di quel buono a nulla. Nil? Se io avessi 10 figlie da maritare, le darei tutte 10 a Nil a occhi chiusi. Nil da solo è capace di mantenere 100 persone. Già, vedo che sarai uno suocero eccellente, veramente eccellente, eccezionale! Un suocero che non darà mai fastidio! Ah, mi metterei a ballare dalla gioia! Fra un po' sarò libero come uno scapolo, potrò cominciare a vivere, nessuno mi vedrà più, me ne andrò dritto nella foresta, addio Pier Schiskin! Me ne andrò lontano, lontano, sino in capo al mondo. Poi ho trovato un marito, e che marito! Ah, fortuna! Fortuna, radiosa fortuna! Ubriaco, come al solito. Ubriaco di gioia, la sai la novità? Poglia! Poglia sposa Nil. Sono fatti che non ci riguardano. E io che credevo che Nil sposasse Tatiana, davvero? Cosa dici? E Tatiana non avrebbe detto di no, lo guardava con certi occhi. Lo sai com'è quando le donne... Voglio dirti una cosa, mio caro. Naturalmente sei un cretino e molte cose ti si perdonano per questo. Voglio dirti una cosa. Primo, ricordati che non si parla tanto leggermente di una signorina. Secondo, io non mi sono mai curato di sapere se tua figlia guardava qualcuno e come lo guardava o che specie di ragazza era. Del resto, se sposa Nil, non ha né più né meno di quello che si merita, perché non valgono granché né l'uno né l'altro. E sebbene mi debbano molto, tutti e due, io non vorrò più neanche sentirne parlare. Terzo, adesso veniamo a te. Che cosa sei? È un vagabondo, un poco di buono e purtroppo mio vago parente alla lontana. Come ti permetti di venire in casa mia? Una casa pulita e rispettata, tutto stracciato, con le ciabatte, la barba lunga e una faccia da far pietà. Ma Vassili, che ti prende? Perché ti arrabbi tanto? Non è la prima volta non che io vengo. Non ho mai contato le tue visite, non ho nessuna voglia di contarle.
Va via, vattene, a cattone! Ma Vassili, perché? Io non ho nessuna colpa. Via! Via! Addio. Mi fai proprio pietà. Perché borbotti tu? Beh, io dicevo le orazioni, ecco. Che sai, la mia nomina a presidente della corporazione sembra andata in fumo. Quei cialtroni. No, ma perché non dovrebbero? Ma forse ti sbagli. No, no, che non mi sbaglio. Fyodor Dosiekin, il presidente dei Fabbri Ferrai, si sta dando da fare. Stamattina il consiglio municipale ha tirato fuori le solite storie, che la vita è diventata impossibile, che le fabbriche assorbono tutto il lavoro, che l'unico sistema per noi artigiani di non morire di fame è di mettersi insieme, di fare tutto in comune. E io dico invece, gliel'ho detto chiaro e tondo, che tutta la colpa è degli ebrei. Bisogna decidersi a fare una petizione al governatore per metterli fuori causa. Sono loro, con la loro invadenza, che sbarrano il passo alla Russia. Cos'è? E chi sarà? Ma non so, mi è sembrato che venisse dall'ingresso. Sarà stato il gatto. Senti, padre, io voglio dirti una cosa, Dai, ci non ti sentiamo. Sembra di essere stato troppo severo con Pier Schischkin? In fondo, povero vecchio, lui non fa male a nessuno. Ma che cos'è? Chi sarà? Ma non capisco. Non verrà per caso dalla camera di Piotr? No. Piotr! Tatiana! Oddio, Tatiana! Di qua, dell'acqua, dell'acqua, fate portare subito dell'acqua. Tu, chi io? Sei? Io vendo la frutta, vendo le cipolle, i cetrioli. Cosa fai qui? Andavo dalla Semiavi, una mia amica, ho sentito, sono venuta a vedere. Vattene via! Oh,
medico dice che non è grave. Va meglio? Ma chi lo sa, non si lamenta più. Ha gli occhi sbarrati, ma non si muove. Quante volte io ho detto ai suoi genitori che bisognava trovarle un marito. Ma non hanno voluto ascoltarmi? Ma mi sembra giusto che se ne stia senza un marito una ragazza della sua età. Forse almeno una ragazza che ci crede in Dio. No, niente. Mai una preghiera, mai un segno di croce. C'era da aspettarsi. Ma sta zitta, cornacchia. No, ho ragione io. Sta. Ma chi lo sa, pare che non sia niente di grave. I vecchi sono avviliti, fanno pietà a vederli. Santo cielo, ho dimenticato la mia cucina, sarà tutto bruciato adesso. Le disgrazie non vengono mai sole. Dio mio, aiutatemi voi, come farò adesso? Sento tutto bruciato. Chissà come soffre. Cosa volete che ne sappia io? E Piotr è sempre in camera di Tatiana. Evidentemente, se non è uscito vuol dire che è ancora lì. Io quando vedo succedere delle cose così dolorose mi sento nascere dentro un odio profondo per la sventura. Questo vi fa onore. Ma capite? Mi viene una voglia matta di metterla sotto i piedi e di schiacciarla per sempre. La sventura? Sì, io non la temo, la odio. A me piace la vita allegra, spensierata. Mi piace la compagnia e faccio di tutto per vivere con leggerezza, io e quelli che mi stanno vicini. Cara signora, io detesto le donne che vogliono fare la filosofia, però quando vi mettete a ragionare voi mi viene una voglia di baciarvi la mano. Solo quando ragiono. Oh mio Dio, io sto scherzando, lì dentro c'è una creatura che soffre. Ma anche di là, in camera dei vecchi, soffrono. E dappertutto, da qualsiasi parte si guardi, l'uomo soffre. È una sua abitudine. Ma io non sento nessuna pietà. E voi neanche. Avete ragione. E non è giusto, lo so. Ma io provo più compassione per lui, per Piotr, che per lei. Lui sì che mi fa una gran pena. Sua con il dottore, con Piotr. È in pericolo, morirà. Non si sa ancora. E perché? Ha detto perché l'ha fatto. No, credo di no. Yelena, Yelena, vi prego. Sì, vengo subito. Tieteres, perché mi guardate così? Quante volte mi avete fatto questa domanda? Ma siete voi che mi guardate sempre in un modo così strano. Pensate forse che sia mia la colpa di quello che è successo? Ieri Tatiana ha avuto una piccola scossa, una leggera spinta. Oggi, debole com'è, è caduta. Ecco tutto. Non è vero. Cosa non è vero? So che cosa volete insinuare, non è vero, né Nil e io. Perché parlate di Nil, cosa c'entra Nil in questa storia? Né Nil e io non c'entriamo per niente. Ci amiamo, sì, ma che male c'è? Io non vi ho accusato. Siete voi che vi accusate di non so che cosa. Pronta a giustificarvi con il primo denuncio. Tra due o tre giorni sarà guarita completamente. Polia, ti prego, vedi se Yelena ha bisogno di aiuto. Cosa dice il dottore? Calmatevi, papà. Tatiana è fuori pericolo. Sicuro, state tranquillo. Ma ora lasciatela sola. Fra una settimana potrà uscire di casa. La dite davvero, dottore? Ah, ma certo. Grazie, grazie. Se quello che dite è vero, se Tatiana è veramente fuori pericolo,
Che Dio vi benedica. Piotr, senti, vieni qua. Se la malata avesse ancora dei dolori, datele qualche goccia di quella medicina che ho lasciato in camera sua. Ma vedrete che starà bene. Ecco per voi, dottore. Oh, grazie, grazie. Arrivederci, eh. Arrivederci. Piotr, Tieti Ref, accompagnate, dottore. Sì, prego, dottore. Venite di qua. Possiamo vederla. Il dottore l'ha proibito. Non si sente niente, forse starà dormendo. Adesso sentirai i pettegolezzi. Vuoi che mi importi? L'importante è che nostra figlia sia sana e salva e poi la gente dica quello che vuole, lo strombazzi pure ai quattro venti. Non ti rendi conto che tutta la vergogna ricadrà su noi? Ma quale vergogna? L'importante è che i nostri figli vivano in buona salute, il resto non importa. Ecco, non si addormentare. Sì, c'è Elena. Certo. Gli estranei possono starle vicino, i genitori no, benone. Mio padre non è venuto oggi. Come mai ti interessi di tuo padre, tu? Sì, sì, era venuto tutto sporco, strappato come un pezzente. Con tutto questo però tu non devi mancargli di rispetto. Chi vi dice che io gli manchi di rispetto? Tuo padre naturalmente è un vagabondo, ma tu devi rispettarlo. Tu poi, che sei povera, dovresti essere modesta e affettuosa con tutti, invece no, no, vuoi imitare le persone istruite, tu sì, sì signore, e ti sposi tu, mentre qua un essere umano per poco non ci rimette la vita. Non capisco cosa volete dire. Ma e perché lo dici? Chi sei tu? Che diritto hai di sposarti come se niente fosse? Mentre mia figlia... E adesso che cosa stai a fare qui? Vattene in cucina. Starò io a sorvegliare la porta. Poco fa ho insultato tuo padre. Perché? Sono fatti che non ti riguardano. Vattene. Sì, ma noi siamo disturbati da tutti e nessuno se ne preoccupa. Ma che cosa dite? Tatiana è malata. Lo so tutto io. So tutto. Che sorride. Piotr, voi dovete andarvene di qui. Sì. La vita qui mi pesa terribilmente. Come vorreste vivere? Ve l'ho fatta spesso questa domanda, ma non ho ancora avuto risposta. È molto difficile essere sinceri. Anche con me. Come posso sapere quello che pensate di me? Ragazzo. No, no, io non sono un ragazzo. Ho pensato molto, sapete. Ho riflettuto molto. Ecco, ditemi, vi interessa la vivacità, la vitalità di Neil, di Shishkin, di Maria Svietaeva,
di tutta questa gente a cui piace tanto far chiasso. Credete davvero che la lettura collettiva dei libri, gli spettacoli per gli operai, i divertimenti siano cose per cui valga la pena di vivere? Lo credete anche voi? Sono un debole, lo so, ma io voglio vivere, vivere a modo mio, indipendente. Voglio dire... Ma non è così che dovete dirlo. Dite soltanto, vi amo. Elena, voi scherzate. Tutt'altro. È già molto tempo che ho deciso fermamente di sposarvi. Forse non sta bene, ma è molto tempo che lo desidero. Oh, come sono felice, come vi amo. E Tatiana? E noi che... Non abbiamo fatto niente di male. Tanto coraggio e tanta allegria. Mi piacerebbe da quando sono nata. Ho cominciato a ragionare troppo presto. E ragioni un po' troppo, mia cara. Non vale la pena di essere una persona intelligente se lo si è soltanto per ragionare. Ragionare va bene, ma per vivere una vita che non sia soltanto triste, penosa, ci vuole anche un po' di fantasia. E almeno di tanto in tanto bisogna guardare lontano verso l'avvenire. E cosa si vede nell'avvenire? Tutto quello che vogliamo. Sì, sì. Bisogna avere immaginazione. Bisogna credere. In che cosa? Nel proprio sogno. Tu lo sai a che cosa penso io quando guardo negli occhi i miei piccoli scolari? Novikov, per esempio. Quando lo guardo penso, finirà la scuola elementare, andrà al ginnasio, al liceo, poi all'università, farà il medico. Mi pare già di vederlo. Un giovane serio, attento, disinteressato, gentile. Si farà amare e stimare da tutti. E un giorno, forse, ripensando alla propria infanzia, si ricorderà della maestra Svietajeva, che una volta, giocando con lui durante la ricreazione, gli ha dato un colpo sul naso senza volerlo. O non se ne ricorderà, ma non importa. Ma credo di sì, mi vuole tanto bene. Quanti ce ne sono di tipi interessanti tra i miei alunni? Anche senza volerlo, io penso sempre a quello che diventeranno, a quello che faranno nella vita. È interessantissimo immaginare quello che faranno da grandi. Vedi, Tatiana, forse non è un granché come occupazione, ma è talmente avvincente. E tu che farai? Sì, sì, i tuoi scolari vivranno, forse vivranno benissimo. E tu a quell'epoca... Sarò morta? Eh no, ho intenzione di vivere moltissimo. Come siete cara, Maria, come siete buona. Oh, ecco il nostro uccellino che ricomincia a cantare. Hai capito, Tatiana? Io non sono una sentimentale, ma quando penso all'avvenire, agli uomini di domani, alla vita di domani, mi sento invasa da una malinconia serena, dolce come un bel giorno d'autunno. Tutte fantasie. Sì, sì, io voglio ammettere che tu, Neil, Shishkin... E tutti quelli come voi possiate vivere di illusioni. Non sono illusioni. Non c'è niente di reale, secondo me, all'infuori delle cose che posso toccare. Il muro, la scala, il mio e il tuo corpo. Non è vero. Che cosa dici? Sono convinta che la vita cambierà. Bravo, uccellino! Sì. Eccolo là, una delle sventurate che credono. Chiedile un po' perché pensa che la vita cambierà. Perché vedi, sono pochissimi ancora quelli che sanno godere la vita. La maggior parte non ha proprio il tempo di vivere. Fanno altro che lavorare per un boccone di pane. Buonasera a tutti. Buonasera, Polia. Buonasera, Tatiana Vassilievna. Buonasera. Buonasera, Maria. Ho una fretta indiavolata. Sono venuto a prendervi, Maria. Sono subito pronta. E Piotr dov'è? Ah, è di sopra, da Elena. Non ho proprio voglia di fare le scale. Beh, fatemi un favore, Tatiana. Ditegli che io... Sì, insomma... Che il posto di istitutore presso i Prokhorov è di nuovo vacante. Avete litigato anche con Prokhorov. Ahimè, sì. Che il diavolo se lo porti. Ormai non credo più che Piotr sarà disposto a trovarvi delle altre lezioni private. Si arrabbierà, immagino. Certo. Cos'è successo tra voi, Prokhorov? Figuratevi. Prima di tutto è un antisemita. E poi? Ma vi rendete conto che non si può essere antisemiti? Eh! E
poi è un generale, un maledetto borghese. Piotr, pare che si diverta a trovarmi lezioni solo in casa di ciarlatani. Beh, andiamocene, Maria, altrimenti facciamo tardi. Arrivederci, Tatiana. Domani è domenica, vero? La mattina sarò qui. Grazie. Mi sembra proprio di essere una pianta parassita che vi si attacca le gambe impedendovi di camminare. Tatiana, non voglio sentirti andate, parlare così. Andate. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci, Polia. Oh, a proposito, ho sentito dire che state per sposarvi. Oh, si potrebbero fare interessantissime dissertazioni sul matrimonio e contro il matrimonio nelle presenti condizioni della società. Beh, ma è meglio che me ne vada. Arrivederci. Arrivederci. I vespri stanno per finire. Devo portare in tavola il samovar? Ma non credo che papà e mamma avranno voglia di prendere il tè. Fa come vuoi. Prima il silenzio mi pesava. Adesso mi fa quasi piacere. Ah, com'è rumoroso quel Shishkin. In fondo è buono. Buono, ma sciocco. Non è vero. È buono e generoso e non tollera le ingiustizie. Dimmi, Polia, non hai paura di sposare Neil? E di che cosa dovrei avere paura? Di che cosa? Non lo so, ma io al tuo posto avrei paura. Oh, dico così perché ti voglio bene. Voi due non avete nulla in comune. Tu sei una ragazza semplice che non ha studiato, mentre lui ha letto moltissimo, istruito. Potrebbe annoiarsi con te. Non ci hai mai pensato? No, perché so che mi ama. E come fai a esserne sicura? Eccomi qua. Beh, io intanto vado a prendere il latte. Eccomi qua, con il vostro samovar. Stepanida mi ha corrotto. Mi ha promesso un cetriolo della salsa piccante, siccome io sono ghiottissimo, mi sono lasciato corrompere. No, no, perché mi fa male la testa. Ma voi come state? Non tanto male, grazie. Mi domandano come sto almeno 20 volte al giorno. Sarei ancora meglio se si facesse meno rumore. In questa casa è un continuo via vai di gente litigiosa, affaccendata. Il papà è infuriato con Neil. La mamma non fa che sospirare. E io qui osservo. E non riesco a trovare il senso di tutto quello che loro chiamano vita. Strano. Per me che sono estraneo, diciamo estraneo alle attività terrestri, e che vivo solo per curiosità, questo posto, questa vita, è interessante. Cosa ci trovate di interessante? Cercherò di spiegarvelo. A me piace molto quando vado a teatro, stare ad ascoltare l'orchestra quando accorda gli strumenti. Sapete? Pipo, po, po, pipo, suoni, anzi rumori che feriscono soltanto l'orecchio, però si compongono, fanno una loro musica. E così, in questa casa, c'è della gente che si accorda per cercare di vivere. Già, e poi? Riescono a suonare qualcosa? Qualche cosa di fortissimo. Beh, staremo a sentire. Appena viene l'inverno, me ne andrò anche da questa città. Dove andrete? Ah, non so. Che importanza. Finirete per morire assiderato in qualche parte. In un giorno di sbornia. No, in viaggio io non bevo mai. E poi anche se morissi assiderato. È molto meglio gelare camminando per la strada piuttosto che marcire in qualche posto stando fermo. Oh, Neil. Di dove vieni? Dal deposito. Dopo una guerra accanita, ho riportato una strepitosa vittoria su quell'idiota del capo. E finirai col perdere il posto. Sta tranquillo, Piotr, ne troverò subito un altro, è molto migliore. Ah, Piotr, Shishkin si è bisticciato anche con Prokhorov. Ma vada al diavolo, è una vergogna, il colmo! Che figura ci faccio io adesso con Prokhorov? Aspetta, cerca almeno di sapere di chi è la colpa. Lo so benissimo di chi è la colpa. Si è infuriato perché Prokhorov è antisemita. Bravo, benissimo. E tu l'approvi, naturalmente.
Perché anche tu non hai nessun rispetto per le opinioni degli altri. Ma dimmi un po', tu che rispetti tanto la libertà di opinioni, saresti capace di stimare un antisemita? E chi mi dà il diritto di disprezzarlo se la pensa così? I diritti non si danno, si prendono. E l'uomo deve conquistarseli i propri diritti se non vuole essere schiacciato dai doveri. Shishkin è un buffo. Ma niente affatto, è ammirevole invece chi getta via l'unico boccone di pane che ha solo perché non riesce a stimare chi glielo offre. Chi rifiuta il pane vuol dire che non ha fame, credilo ma pure. Ma basta, e sei anche tu. Come siete noiosi! Davvero, Piotr, io non riesco a capirti. Ormai lo sappiamo tutti che ami, sei amato. E non ti pare che solo per questo dovresti avere voglia di cantare, di ballare? Il tuo ben noto ottimismo ti fa dimenticare alcuni dettagli. Primo, come studente non ho il diritto di sposarmi. Secondo, dovrò sostenere una lotta accanita con i miei genitori. Terzo, non io... Non ti rimane che la fuga nel deserto. Ma dai, Nino, fare il buffone! No, Piotr, no. Anche se si hanno problemi sentimentali, vivere è pur sempre una bella occupazione piena di attrattive. La sola cosa sgradevole è che noi uomini onesti si debba obbedire a dei ladri stupidi. Ma consoliamoci, perché spariranno come ascessi da un corpo sano. Al mondo non c'è niente che non cambi. Vedremo che risposta ti prepara la vita. La obbligherò a rispondermi come voglio io. Le tue parole non mi fanno paura, perché lo so anch'io, è meglio di te che la vita è difficile. Ma sono deciso a tutto, con tutte le mie forze, a soddisfare questa voglia che ho di modellare la vita secondo la mia volontà. E combattere gli uni e soccorrere gli altri. E proprio questa è la gioia di vivere. Ecco, enunciata la vera filosofia. E anatema contro tutte le altre filosofie. Che cosa sono tutti questi atteggiamenti oratori? Ah, voi almeno, signora, sono sicuro che mi capirete. Ho cantato un inno alla vita. Ah. Non vi pare che sia piacevole vivere? È piacevole, molto piacevole. E sapete una cosa? Una voglia matta di cantare. Che peccato che sia sabato sera e i vespri non siano ancora finiti. Ah, ecco i nostri devoti che tornano. Buonasera. I miei rispetti. Buonasera, signora. Ma se non sbaglio, oggi ci siamo già salutate. Ah, sì? Me l'ero dimenticata. E allora, faceva caldo in chiesa? Non ci siamo andati per misurare la temperatura. Certo, io volevo dire... Volevo chiedere se c'era molta gente. Non l'abbiamo contata. Volete prendere il tè? No, prima mangiamo qualche cosa. Aculina, fai presto a preparare. Suonano come se niente fosse. Naturalmente saranno degli operai. Avranno passato il pomeriggio all'osteria a bersi tutta la paga della settimana e ora, a tasche vuote, schiamazzano. Padre! Vieni a mangiare! Vengo, vengo. Io credo che per prendere il tè si starebbe meglio da me.
credetemi, non è cattivo. Non è colpa sua se è nato prima di noi. E quindi non riesce a vedere le cose come le vediamo noi. Come siamo cattivi e crudeli. Ci insegnano ad amarci l'un l'altro, ad essere indulgenti. Ci dicono, siate buoni, siate comprensivi. E poi ci saltano in groppa e si fanno portare. Olia, in cucina c'è tuo padre. Va a dirgli che vada via e che torni un'altra volta quando sarà meno ubriaco. Va bene. Volete prendere il tè? Sì. Lascia, Tatiana, lo verso io. No, grazie, non vi scomodate. Mi servirà mia figlia. Perché? Mi pare che per voi sia lo stesso. Tatiana non sta ancora bene. Non ho chiesto la tua opinione. So benissimo che tu preferisci gli estranei ai parenti. Papà, non vi vergognate a parlare in questo modo. Ma pare che valga la pena. Perché? Oh, Vassili, sono venuto e tu sei andato via. Ma io ti ho seguito. Visto che ci sei, siediti. Qui c'è del tè, avanti, bevi. No, no, non lo voglio. Bevilo tu, alla tua salute. Sono venuto per salutarti e per parlarti. Sei venuto per dirmi qualche sciocchezza, lo so già. Sciocchezze. Io credo, semmai, che lo sciocco sei tu. Che cosa vuoi? Si può sapere che diavolo sei venuto a fare qui? Sì, sì, per sapere perché l'altro giorno mi hai cacciato da casa tua. Io ci penso, ci ripenso, non riesco a capire perché. Dimmelo, guarda, io sono venuto con tutte le buone intenzioni, senza rancore, anzi pieno di affetto per te. Di piuttosto che sei venuto con qualche idea stramba per la testa. Io, ti prego, chiama Poglia. Poglia, il mio uccellino, è per questo che mi hai cacciato di casa, perché... Poglia ha portato via il fidanzato di Tatiana. Sta attento, Pier Shishkin. È la seconda volta, è l'ultima che te lo dico. Portatelo via, stanno per insultarsi, per litigare. No, io non voglio affatto portarlo via. Eh no, non c'è ragione per mandarmi via. Io voglio molto bene a Poglia, ma non approvo quello che ha fatto. Perché prendere quello che appartiene agli altri non sta bene. Voglio tornare in camera mia. Ti accompagno. Presto, Neil. Non parlare tu, tu non hai il diritto di parlare. Non lo sai perché Tatiana si è avvelenata? Finiscila, papà. Sei un insolente, Poli. No, 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 mia... Silenzio! Io comincio a non capire più niente. Di chi è questa casa? Chi è il padrone qui? Chi ha il diritto di giudicare? Io so giudicare, molto bene. E secondo coscienza. Prima di tutto non bisogna prendere la roba degli altri. Secondo, se si è presa bisogna restituirla. Basta, Persischi, vieni via. Lasciami stare, non mi fido di te. Non vali niente. Che cosa significa canalizzazione? Non lo sai, non sai niente. Ma vieni via, lascialo. Avanti, divertiti ad azzittare il fuoco, tu. No, 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 niente affatto. Io voglio sapere come stanno le cose. Che colpa ha Piersinski? Perché lo avete cacciato l'altro giorno? E Poglia, che cosa c'entra? Cos'è? È un interrogatorio. E se anche fosse? Siete un uomo, come me, no? No, no, tu non sei un uomo. Sei un veleno, una bestia feroce. Calma, calma, bisogna fare tutto con calma e secondo coscienza. Anche tu, piccola pezzetta e vipera! Non gridate contro di me. Non sono la vostra schiava. Voglio sapere perché avete cacciato mio padre. Anch'io vi chiedo semplicemente questo. Qui non siamo in un manicomio. Ognuno ha il dovere di rispondere delle proprie azioni. Il va via. Non farmi perdere la ragione. Sta attento. Vattene. Ricordati che ti ho allevato e nutrito. Non mi rinfacciate il pane che mi avete dato. Tutto quello che ho mangiato in casa vostra l'ho pagato con il mio lavoro. Dov'è il pane? L'anima che mi ha intimorato, canaglia. Andiamocene,
fatto tanto da canto. Vattene! E portatelo io! Che c'è? Io sono libero, posso fare quello che mi pare. Quant'è? Ce ne andiamo, ricordati quello che... Che cosa? Tornate indietro e salutate, almeno per educazione. Basta, papà, basta. Vassili, perché gridi così? Io ti rispetto, io. Sono un cretino, è vero, però posso capire le ragioni degli altri. Ecco, guarda per esempio, Poglia, mia figlia. Sono stato un cattivo padre per lei. Lei non mi deve niente, può vivere come meglio crede, ma Tatiana no. Tatiana mi fa pietà, Tatiana mi fai proprio pena. Zitto! Ma che cosa è successo? Non avevo il coraggio d'entrare. Neil se n'è andato per sempre, hai capito? Neil se n'è andato! Se n'è andato! Tanto meglio! Si sposa, no? Che ti arrabbi per questo? Che vada e Dio la accompagni. Noi abbiamo i nostri figli. E tu, Piacinski, cosa fai? Perché non vai a raggiungerli? Andare con loro? Mai. Io seguirò la mia strada. Piotr, volete venirvene su da me? Portatemi con voi. Voglio venire con voi. Allora, andiamo su. Dove? In camera mia. E chi volete portare in camera vostra? Piotr? Sì, Piotr e Tatiana. Tatiana non vuole venire, Piotr, non c'è nessuna ragione che venga in camera vostra. Papà, io non sono un ragazzo. Ti dico che tu non andrai. Con permesso, Vassili, Vassilievich. Yelena, aspetta un momento, sarà meglio spiegarti subito. Yelena, andatevene, mandateli tutti al diavolo. Zitto tu, come ti permetti? Mamma, papà, vi presento la mia fidanzata. Scelto molto bene il momento. Tutti gli uccelli volano. Bene, figliuolo, grazie della bella notizia, e grazie anche a voi, signora. Da questo momento mio figlio Piotr è rovinato, doveva finire gli studi e adesso mi congratulo con voi, avete fatto un bel colpo. Tu, Piotr, non avrai la mia benedizione e tu hai saputo lavorartelo bene, gatta, razza di... Voi non avete il diritto. Papà, siete impazzito! Come ti permetti? Un momento! Fatemi a sentire! Sì, sono io che ve l'ho preso, il vostro figliuolo! Io! Sono stata io la prima a dirgli che lo volevo sposare, chiaro? Sono io che ve l'ho strappato di mano! Ho avuto pietà di lui! Voi non siete degli esseri umani, voi siete un ammasso di ruggine, il vostro amore è la sua rovina. Voi credete che lo abbia fatto soltanto per egoismo, per mio piacere. Bene, credetelo pure, io vi odio. Oddio mio, Dio mio. Yelena, Yelena, cosa dici? È quasi sicuro che non ci sposeremo. Vivremo insieme, senza sposarci. Ma a voi non lo cederò mai. No, mettetevelo in testa che non lo tormenterete più e non lo rivedrete mai più in casa vostra! Brava! Questa è una vera donna! Padre! Padre, ma cosa è successo? Cosa è successo? La polizia! No. Chiamate la polizia! Chiamatevi, vi prego! E tu cosa fai qui? Perché non te ne vai? Ma Vassili, perché gridi tanto? Invece di essere contento, che cosa vuoi farci se tuo figlio Piotr non vuol più studiare? Se ne sono andati tutti. Ci hanno abbandonati. Tu si può sapere perché ridi? Fuori, fuori di casa mia! Da domani te ne vai, hai capito? Siete tutti una banda di delinquenti! Sì! Vassene via, miserabile pezzente! Via! Via! Tatiana, mia disgraziata, ma cosa sarà di voi? Tu, Tatiana, sapevi tutto, vero? Non hai detto niente, anche tu contro tuo padre! Non volete che finisca per odiarvi anch'io! Ma smettila di gridare! Non preoccuparti, tuo figlio tornerà. Che ne sai tu? Non è andato lontano, è andato via solo perché è stato trascinato, ma tornerà.
E quando tu sarai morto farà un po' d'ordine. Metterà a posto i mobili e continuerà a vivere tranquillamente come sei vissuto tu, con la coscienza di aver compiuto scrupolosamente il suo dovere verso gli uomini e verso la vita. E beh, è così chiaro, ti assomiglia. Sì, 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 si somigliano come due gocce d'acqua. Esattamente come te, imbecille e pauroso. Due gocce d'acqua. Sta attento a non insultarmi. È avido come te. E sarà sicuro di sé come te fino alla crudeltà. E sarà infelice come te, infelice come lo sei adesso. La vita avanza e chi non è capace di starle dietro rimane solo. Un giorno qualcuno gli dirà la verità, come te la sto dicendo io ora. Gli domanderà che cosa hai fatto al mondo, perché vivi, che cosa hai fatto di buono nella vita. E lui non saprà che cosa rispondere, proprio come te in questo momento. Vattene subito di casa mia. Ho sofferto troppo, voglio restare solo. Anche tu hai cospirato contro di me. Se mi ci fossi messo io a quest'ora. Ma no, io no. Ebbene, se è proprio necessario continuare a vivere e soffrire, soffriamo. Bisogna rassegnarsi, avere pazienza. Soffrire. Ma padre, ma perché i nostri figli sono stati tanto cattivi con noi? Padre, io non ho capito. Me lo devi spiegare, ma in che cosa abbiamo mancato, padre? Che cosa abbiamo fatto di male? Non ho capito, sai? Non ho capito perché. Perché quelli vanno, fuggono, perché questi piangono. Stupidi. Bisogna andare a cercare Tietjerev. Stupidi.